Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo nuovamente a discutere del strategico collegamento di alta velocità fra Torino e Lione, che permetterà una piena integrazione della rete ferroviaria italiana con la rete europea di merci e di persone. Io intanto apprezzo lo sforzo anche da parte del rappresentante del governo e quindi ritengo che il testo finale sia concordato e ampiamente condivisibile. Voglio cogliere l'occasione per l'ennesima volta, anche dopo un inverno connotato nella provincia di Torino da un intensificarsi di manifestazioni che hanno bloccato l'economia della valle, che hanno reso difficile il turismo nell'alta valle di Susa in un momento già difficile per gli operatori economici dell'intera provincia, ricordare come l'importanza di questo progetto non risiede soltanto nell'aver aderito a una naturale accordi, numerosi accordi europei, non soltanto nel fatto che i governi che si sono succeduti in questi anni hanno all'unisono ritenuto strategica quest'opera, ma io voglio ricordare il fatto che oggi strategicamente investire, io dico pure in ritardo, per trasferire quantità ingenti di merci e di persone dal trasporto su gomma, dal trasporto su strada alla ferrovia è un grande progetto ambientale, un grande progetto di sostenibilità ambientale. Questo è il tema che credo dobbiamo con forza e con chiarezza ricordare anche a quanti, e non sono tanti, si oppongono alla realizzazione di quest'opera. Oggi decidere come ha fatto l'Austria, come hanno fatto paesi con caratteristiche geografiche anche più difficili delle nostre, di strategicamente spostare quantità importanti di merci e di persone dalla strada alla ferrovia è una sfida che raccoglie e diciamo che è coerente con i grandi impegni europei, che è coerente con un impegno di sostenibilità. Per questi motivi io ritengo che questo ennesimo gesto importante del Parlamento vada, dia forza alle amministrazioni locali, alla Regione Piemonte, alla provincia di Torino, alle amministrazioni locali, al Comune di Torino, che con decisione puntano su quest'opera per evitare che il Piemonte venga tagliato fuori dai grandi assi di trasporto merci e persone dell'Europa. Per questi motivi, con convinzione, votiamo il provvedimento e ritengo che anche oggi realizziamo un ulteriore piccolo passo in avanti per realizzare quest'opera strategica. Grazie. Grazie onorevole Vernetti. Ha chiesto la...